Io sono Claudio Carbone, vivo a Lisbona attualmente, sto facendo un dottorato su politiche di sviluppo, più legate a movimenti di lotta per la casa tra Roma e Lisbona. Sono un regista indipendente di documentari, ho trattato per l'appunto temi di territorialità, quindi di rapporto, di come si costruisce lo spazio e di resistenze individuali. Quindi i miei temi sono stati fondamentalmente i movimenti di lotta per la casa a Roma, movimenti di lotta per la casa a Lisbona e la lotta indigena con l'ultimo lavoro che ho fatto in Costa Rica, che è un film che si chiama Hasta que muera el sol, che è uscito quest'anno, l'anno scorso in realtà, però stava girando, però chiaramente poi con questa crisi si è bloccato tutto, quindi mi sono stato in una di tutti i festival, però vabbè, insomma, speriamo di poterci riprendere. Ok, senti, vabbè, allora ti dico scusa, una piccola cosa, non mi sei accorto, me ne accorgo adesso da regista che rompe i coglioni, però siccome c'è una finestra molto luminosa, se tu Giro. metti appena, ecco, basta che ti ci metti sopra la finestra. Ancora un pochino, perfetto. Ok, dai. Ok, perfetto. Senti, vabbè. Siamo nel pieno di una pandemia mondiale, planetaria, chi più ne ha più ne metta. Che succede a Lisbona? Beh, Portogallo è un caso strano, nel senso non è mai esplosa realmente, quindi gli ospedali si erano preparati per accogliere quest'onda di pandemia che poi in realtà non è mai arrivata. Non è mai arrivata perché per varie ragioni. Il Portogallo comunque è il paese più occidentale d'Europa, più occidentale d'Europa, e quindi è arrivata un po' in ritardo, ecco, rispetto ad altri paesi. Quindi c'è stato modo di potersi organizzare prima. Addirittura le persone si sono autoisolate prima dello stato d'emergenza che il governo ha fissato, mi pare, il 13 marzo. Poi in realtà il Portogallo comunque è un paese che già pratica il distanziamento sociale, quindi le persone stanno molto a casa, quindi erano già autoisolate sotto un punto di vista. E poi un altro punto principale è che è fondamentalmente un paese rurale, quindi tolte le due grandi città, che sono Porto e Lisbona, è abbastanza disabitato, quindi tutti i piccoli comuni che distanziano appunto Porto e Lisbona lavorano come degli stati cuscinetto, quindi hanno evitato magari l'evoluzione di questo virus. Quindi ecco, in realtà qui mi pare che al 1 marzo c'è stato il primo caso e già a partire da quello la popolazione ha deciso di autoisolarsi, quindi c'è stata una presa di coscienza della popolazione stessa prima che lo Stato prendesse qualsiasi misura. Senti, ma siete in lockdown in questo momento? Allora, in questo momento il 4 maggio è stato dichiarato la fine dello stato d'emergenza ed è iniziato lo stato di calamità, quindi no, cioè adesso praticamente qui praticamente l'industria non si è mai fermata, addirittura non volevano nemmeno chiudere i centri commerciali, sono stati chiusi solamente perché i lavoratori hanno scioperato e quindi hanno preso posizione e lo Stato ha dovuto prendere delle misure riguardo a questa cosa. Quindi la produzione non si è mai fermata in realtà in Portogallo. Ah, bene, bella notizia, perché in genere qua invece il casino è avvenuto esattamente perché non si è fermata nessuna produzione fino a che non l'hanno bloccata, insomma, working class hero, come dire. Esatto. Vabbè, insomma, e soprattutto infatti non a caso a Bergamo, non a caso a Brescia, non a caso, insomma, diciamo nei nostri poli industriali, oltre che essere industriali, sono anche i poli più inquinati del pianeta. Comunque, senti, al di là di questo, tu mi dicevi lotta per la casa, quindi che succede, per esempio, in un'epoca come questa sulle occupazioni, sulla lotta per la casa lì in Portogallo? Lisbona è un. Io sto lavorando più su Lisbona, vivendo qua. Chiaramente avevamo subito un'onda del turismo esagerata, che
questa cosa poi chiaramente il Portogallo ha investito tutto subito dopo, a seguire la crisi del 2008, ha investito tutto sul turismo. Questa cosa aveva creato una monocultura economica anche di questa cosa. Chiaramente adesso sta soffrendo la mancanza di questa entrata principale, poiché chiaramente si sono fermati i voli, si è fermato tutto. Lisbona è una città che è stata, soprattutto nel centro cittadino, abbiamo 22.000 Airbnb, credo. Quindi è, in questo momento si è creata una situazione abbastanza paradossale, nel senso che la città è quasi deserta, ci sono case un sacco di case vuote, poiché mancano i turisti. E oltre a questo, chiaramente la crisi sta portando le persone a non poter più sopportare né il prezzo degli affitti né il prezzo del credito bancario per chi è proprietario. Quindi quello che sta succedendo adesso è sicuramente una ripresa di occupazioni individuali, di persone che hanno bisogno di che si ritrovano senza un appoggio e quindi occupano individualmente delle case che trovano vuote. E oltre a questo, come Movimento di Lotta per la Casa, abbiamo organizzato uno sciopero degli affitti. Non volendo dire non pagate più gli affitti, ma cercando di appoggiare chi non può pagare più gli affitti. Ecco, questo era, che sono in moltissime persone, soprattutto nel mese di maggio, non hanno la possibilità di poter pagare l'affitto, e noi stiamo cercando attraverso i comunicati di cercare di organizzare queste persone e fare delle proposte allo Stato. Sì, sta succedendo anche qua a Bologna, ad esempio, ma anche a Roma, insomma. Vabbè, senti, apriamo un altro capitolo, insomma. C'è stato un appello nei giorni scorsi di Sebastiano Salgado e la moglie, che è uscito questo appello per in qualche maniera proteggere, diciamo, le popolazioni indigene in qualche maniera, in qualche misura. Che tu, che hai lavorato un po' in Mesoamerica sulle popolazioni indigene, che ne pensi, che dici, come stanno questi? Rispetto all'emergenza del coronavirus, in realtà sono molto poco. Io so che in questo momento dovevo essere in Costa Rica, però il volo è stato annullato perché dovevo tornare a presentare il film. Chiaramente sono delle popolazioni a rischio, perché non esistono strutture. No? Se dovesse arrivare questo virus in quelle comunità, sarebbe realmente un disastro. Da quello che ho letto il comunicato di Sebastiano Salgado. Chiaramente sono delle popolazioni vulnerabili rispetto a questo punto di vista. Poi sappiamo bene che negli ultimi 500 anni chi subiva più di ogni altro, appunto, le pandemie, la dispersione di virus, erano proprio le comunità indigene. Addirittura è stata una delle strategie più crudeli, quelle degli spagnoli, di distribuire coperte con il colera per decimare le popolazioni. Questo stiamo parlando dei tempi di Cortés, quindi diciamo che è una storia che si potrebbe ripetere, soprattutto adesso, in questo momento, quando in Brasile abbiamo appunto il presidente Bolsonaro che denigra pubblicamente le popolazioni indigene come persone che non hanno lo stesso diritto di essere chiamate come persone, no? Quindi c'è un discorso razziale politicizzato e addirittura enfatizzato, quindi possiamo immaginare quello che può significare questa cosa, nel senso, abbastanza preoccupato, ecco, come... Senti, ok, Claudio, ti faccio quest'ultima domanda, che poi, insomma, è una domanda abbastanza solita, che ripeto, ed è questa: sta pandemia e questo seguente lockdown che c'è stato, su cui ad esempio qua in Italia appena ora stiamo riaprendo qualcosa, comunque, insomma, ci abbiamo avuto 30.000 morti, insomma, non è proprio un giochetto da ragazzi. Mm-hmm. Ma tu pensi che questa potrebbe essere un'occasione per poter ripensare ai nostri cavoli di modelli di sviluppo? Prima mi accennavi al turismo,
come unica grande fonte, si è buttati tutti là, eccetera. Che dici? Well, io penso che sicuramente cambieranno i paradigmi politici e soprattutto sociali, quindi penso soprattutto come frente, come front, aspetta, a volte è difficile riuscire a trovare. Con fronte militante dobbiamo sicuramente prendere posizione, una forte posizione rispetto a questa cosa, cercare di fare proposte, cercare di stare attenti soprattutto per cercare di poter leggere la situazione nel migliore dei modi e fare il più possibile proposte, soprattutto perché io penso che in questo momento delle proposte che partono dal basso possano sicuramente avere più campo d'azione rispetto a prima. Crisi anche nella lingua cinese significa sia crisi che opportunità, quindi il più delle volte questa crisi, questa opportunità è un'opportunità che il capitale approfitta di questa opportunità per ricrearsi e continuare a prosperare, ma dobbiamo, finché spero ci arriverà una crisi che cercherà di cambiare il modello capitalista che stiamo vivendo attualmente. Chiaramente un'opportunità anche per noi, ritengo che questa pandemia abbia una particolarità, quindi questa crisi è sicuramente differente dalle altre, perché credo che neanche il capitale si aspettasse una cosa del genere. Penso che da parte nostra abbiamo il vantaggio di non sapere, noi sappiamo che non sappiamo come poter reagire, il potere non può dire non so cosa fare, quindi, però in realtà pure loro non sanno bene che fare in questo momento, si ritengo. Poi chiaramente la crisi maggiore probabilmente deve ancora arrivare, e quindi per questo dico, dobbiamo cercare di stare attenti e lucidi per cercare di fare proposte il più interessanti possibili, poi vediamo che succede, insomma.